La sesta battaglia, dicevo, del Risolfo è legata al personaggio di Enrico Toti, quota 85 di Uffa e Come. Se voi studiate un po' la storia, vedete dove ci sono state le battaglie, si parla sempre di quote, sarebbero le altezze delle colline. Venivano stimate quota 85, quota 104, quota 102, cioè, queste sono, per questo si parla di quote. Allora, a quota 85 di Monfalcone, praticamente Monfalcone siamo vicino a Trieste, prima di arrivare a Trieste, lì sulla destra, diciamo tra il mare, quindi c'è quota 85. Allora, quota 85 viene attaccata da tre battaglioni di ciclisti, c'è anche il terzo ciclisti. Nel terzo ciclisti c'è questo personaggio, Enrico Toti. Allora, Enrico Toti è un romano che ha fatto il militare di bersaglieri, come leva. Finita la leva, va a lavorare nelle ferrovie. Ha un incidente e perde una gamba. Se voi vedete, è senza una gamba, si vede poco, ma rimane senza una gamba. Torna a casa, apre una fabbrica di giocattoli in legno. Quindi, diciamo che è anche abbastanza un benestante, ma lui è un personaggio che non è capace di star fermo, quindi prende questa bicicletta che vedete, che è più o meno come questa, non è che cambiasse molto, parte da Roma, arriva in Laponia, praticamente si fa la Svezia, la Norvegia, o sopra, così. Ha girato il mondo, torna indietro, allo scoppio della guerra, vuole fare il militare, vuole andare in trincea. Si presenta a Monfalcone, Friuli, dove c'è il comando tappa, e lo rimandano indietro, perché senza una gamba? Dice, scrive il duca d'Aosta, scrive il re, scrive la... diventa matto, insomma, lui vuole andare, fino a un certo punto lo accontentano e lo prendono come volontario civile, non militare, volontario civile, gli fanno fare il portaordine. Questo arriva in trincea, gli altri si guardano dalle loro e dicono, ma come? Adesso lo prendono anche quelli senza una gamba, cioè ce l'ho proprio tutti qua, insomma. Ok, a un certo punto quelli del terzo bersagliere dicono, ma ascolta, hai fatto il bersagliere una volta, adesso sei qua, fai la vita che facciamo noi, mangi quello che mangiamo noi, rischi quello che rischiamo noi, a questo punto ti diamo le mostrine, ti diamo il cappello e fai il bersagliere. E così è stato, diciamo, adottato il terzo bersagliere. Poi è diventato famoso perché andando all'assalto del nemico a quota 85, anche se aveva una sola gamba, correva più degli altri, ok? Gamba e spalla, praticamente in legno, ferito per ben tre volte, prima di cadere morto, ha lanciato addirittura la stampella nella trincea nemica. Un matto, veramente. E questo personaggio è stato decorato con la medaglia d'oro del militare. Cioè, nel senso, veramente è uno dei miti del corpo, ma non tanto per il lancio della stampella che è diventato famoso, si trova sulle riviste, si trova dappertutto, ma secondo me proprio anche per la vita che ha fatto, perché è veramente un personaggio che ha dato anche un esempio di attaccamento alla patria, tutto quanto, insomma. Andiamo avanti, grazie. Ok, questo l'ho fatto tanto per farvi vedere come erano visti in trincea. E solo per una protesta, magari loro nemmeno c'entravano, non bisogna dare l'esempio, questo per farvi capire un po' che non era facile la vita, anche per queste cose, insomma, che il valore che si dava alla vita era veramente poco, anche da parte dei nostri comandanti, non solo da parte del nemico. Ma la guerra va avanti, e Cadorna prepara la decima battaglia del Risolfo. La decima battaglia del Risolfo, me lo sono scritto perché non è che me ricordo tutto a memoria, ha fatto solo tra morti, feriti e dispersi 110.000 perdite da parte dell'esercito italiano in una sola battaglia. Questo per farvi capire un po' i numeri che ci sono. Volevo però parlarvi di un'altra battaglia che non c'entra niente con i bersaglieri. La battaglia dell'Ortigara, non so se ne avete sentito parlare. Monte Ortigara sul lato piano di Asiago. Questa era una battaglia degli alpini. La sesta armata era composta tutta da alpini, c'era un solo reggimento bersaglieri. Ma c'è una cosa carina che vi voglio raccontare. Questa è stata comandata, questo gruppo di soldati, questi di alpini, era comandato dal generale Manbretti. Manbretti era famoso nell'esercito per essere l'unico portasfiga.
Cioè, quando un'azione la comandava lui, gli altri dicevano no, non può andare bene, va male di sicuro. Allora, c'è un racconto di un fan che ha scritto un libro dopo la prima guerra mondiale, che racconta un episodio di questo Manfredi. Devono fare un'azione, lui chiama il battaglione, sono tutti schierati lì. Allora, dovete pensare che una volta, per fare gli scongiuri, non andavano a toccarsi delle parti, diciamo, poco nobili del corpo, ma andavano a toccarsi le stellette. Cioè, per fare gli scongiuri facevano così. Allora, questo Manfredi mette il reparto, tutti schierati, 600 uomini, e lui gli fa il discorso e gli dice: perché noi dobbiamo conquistare quella montagna là. Nel momento che si gira, 600 uomini all'unisono si toccano le stellette. Perché se c'era lui, poteva solo andare male, insomma. Ho voluto raccontare questo particolare, che queste cose io le trovo sui libri degli anni 20, libri degli anni 30, dove ci sono le testimonianze di chi li ha vissuti di persona. Quindi difficilmente si trovano sui libri di storia, per dire, perché sono proprio cose un po' particolari. Ok, andiamo avanti. Allora, nel settembre del 1917 è successo un episodio poco conosciuto, ma poteva far finire la guerra. Poteva evitare la disfatta di Caporetto. Siamo in Trentino, a Carzano. Gli austriaci non se la passano meglio di noi. Anche loro cominciano a partire la fame, anche loro hanno parecchi morti e cominciano anche loro a essere stanchi con la guerra. Un battaglione cecoslovacco che combatte con l'Austria, che è a Carzano, quindi siamo tra Veneto e Friuli come zona, il comandante di questo battaglione si mette in contatto con gli italiani e gli dice: signore, se voi volete passare, noi ci spostiamo, facciamo finta di niente, voi arrivate a Trento, che l'obiettivo era liberare Trento ovviamente, voi aprite il fronte, arrivate a Trento senza sparare un colpo. Gli italiani, sempre per dare ragione al signore, non si fidano. Non si fidano. Cosa fanno? Però dice: proviamo. Mandano un solo reggimento, è il 20° bersaglieri, comandato dal maggiore Ranolino. Questi partono di notte, passano in mezzo al nemico, che rispetta i fatti, questo non spara un colpo. Però dice: ma